Il presepe vivente è sicuramente una testimonianza del Natale e dello stupore che deve portare la venuta al mondo del Salvatore. In effetti, il presepe animato è un tentativo di riportarsi a quello vero, a quello autentico, lì dove c'è la vita, insomma, ecco. Il presepe è appunto questo, una rappresentazione di una vita semplice che riporta proprio alle origini, al tempo di Gesù, quando questo evento è avvenuto nella semplicità più disarmante, insomma, al di fuori dell'abitato, nell'oscurità della notte, dove si potevano contemplare le stelle, dove si poteva sentire il canto degli angeli, dove si sentiva il belato delle pecore, delle greggi. E insomma, questo è il tentativo, riportare il clima del primo presepe. E quando a farlo sono gli ultimi della terra, diventa ancora più preziosa la testimonianza. Assolutamente sì, qui ci troviamo proprio in questo contesto della Casa Divina Provvidenza, dove i protagonisti di questa rappresentazione, cioè del presepe vivente, sono proprio persone che possiamo considerare tra gli ultimi, insomma, perché sono persone ammalate, psichicamente labili, insomma, sappiamo bene. E allora il lavoro è stato anche doppio per quelle persone che hanno dovuto preparare insieme a loro questa rappresentazione, però con tenacia e con passione soprattutto sono riusciti ad ottenere grandi risultati. Quindi una semplice come dire, prova di questi nostri amici, fratelli, deve essere considerata quasi un miracolo, insomma, perché questa è la dimostrazione pure come si possa ottenere risultati, possono ottenere risultati straordinari da ciò che si ritiene impossibile trattare, invece ci sono risultati, e questo grazie anche, ripeto, alle persone che con passione fanno tutto questo e soprattutto con amore. Monsignor Martella ha fatto riferimento ai risultati che si possono ottenere grazie alla passione di chi ha lavorato gomito a gomito con gli attori, con i protagonisti. In effetti sì, abbiamo visto, nonostante il poco tempo, perché si sono preparati in un mese e mezzo, nonostante il poco tempo, i laboratori teatrali sono stati così rapidi che si sono così addentrati nelle parti, nella tematica, in quello che dovevano rappresentare, e stasera si vedrà dalla loro presenza come si personalizzano i vari personaggi, si da raccontare il viaggio di Maria da Nazareth a Betlemme. Sono 35 protagonisti, sono ospiti della casa da anni, si sono sempre cimentati in queste esperienze e questa è una delle tante. Per noi è una continuità, noi Associazione Laicale Donuva stiamo continuando quello che si è fatto finora e siamo felici, nonostante laici, impegnati, volontari, siamo felici di raggiungere questi traguardi perché loro sono felicissimi, esprimono la gioia, non hanno maschere, esprimono la gioia, esprimono i valori veri, esprimono veramente la gioia del cuore, messaggi forti. E chi si è cimentato a prepararle? Sono solo tre maestre d'arte che hanno preparato tutta la coreografia, i costumi, e sono state veramente solerte e meravigliose per come hanno lavorato. E poi
i volontari, associazione laicale Don Uva, e una regista che è socia dell'associazione, che conosco dal 95, che si occupa di teatro meravigliosamente, scrive testi e lavora molto bene con questi ospiti, quindi è un dono veramente della provvidenza che noi abbiamo ricevuto, vogliamo dare a questi nostri fratelli e vogliamo dare anche alla cittadinanza di Bisceglie, perché in effetti dal presepe poi passano a conoscere, a visitare il museo, a visitare altre esposizioni, e questo è un momento veramente di gioia, di apertura, di conoscenza. Quello che Don Uva voleva, ha sempre fatto, altre consorelle hanno fatto nel tempo, noi vogliamo solo continuare. Passo passo, non inciampano sul sasso, loro vanno sulla sabbia e non voglio stare in capia.